Andiamo al banco. Del Movimento 5 Stelle, la proposta di legge per il reddito di cittadinanza ai disoccupati, ai pensionati, ai soggetti indigenti, 780 euro pro capice. Questa è la nostra proposta di legge, che può andare anche all'integrazione delle pensioni al minimo. Inviamo questa proposta di legge. Ai paesi più civilizzati dell'Europa continentale, siamo gli ultimi in graduatoria. Per quanto riguarda il reddito di cittadinanza, soltanto Italia e Grecia non ne fruiscono. Il reddito di cittadinanza è importante per far decollare i consumi, per eliminare il voto di scambio, per contrastare la camorra, per incentivare le banche affinché eroghino i soldi necessari con i mutui acquisto prima casa a tutti coloro che vogliono coronare il sogno della propria vita, e cioè avere una casa di proprietà. Tutto ciò oggi non è possibile, anche con i contratti di lavoro a tempo indeterminato, di una banca possa sforzare, lanciare un solo euro e non avere garanzie. Le assicurazioni da solo non bastano a coprire i rischi dell'accensione di mutui acquisto prima casa. Occorrono delle garanzie, e chi meglio dello Stato può offrirle ai cittadini attraverso il reddito di cittadinanza? Le banche possono essere garantite attraverso il reddito di cittadinanza per l'accensione dei mutui acquisto prima casa. Con il reddito di cittadinanza è possibile istituire corsi di formazione professionale finalizzati a non imporsi sul mercato. Non è una scuola di specialistica, ma una condizione sociale molto importante di garantire i disoccupati. Attraverso questo istituto, il reddito di cittadinanza, è possibile la ricollocazione di tutti coloro che attualmente non hanno alcun reddito, poiché risultano essere disoccupati. Andiamo cittadini, firmiamo al banco del Movimento 5 Stelle, la proposta di legge per il reddito di cittadinanza. Ciao Salvatore! Per una RC auto che sia più equa. Altra proposta di legge da parte del Movimento 5 Stelle è l'abolizione di Equitalia. Equitalia è una sovrastruttura inutile, che impone altri poveri interessi giustificati a poveri derelitti, poveri commercianti, che per tempo, non avendo potuto pagare imposte e tasse, domani sei dei nostri alle 5. Domani sei dei nostri alle 5, centro di nazionale. Alle 5 alle 8. Domani è venerdì. Faccio la riunione sulla disabilità. Ah, ok. Io ho messo come orario, ho messo dalle 5 alle 8. Però molto probabilmente può essere anche che parecchie persone un po' prima andranno via, perché alle 7 e mezza a quarto c'è sta Rosa che fa la, mi sembra, una corà con i cittadini. Quindi può essere che comunque si intrattengono la mia riunione fino a un certo orario e poi comunque. Beh, questa è una cosa che penso io. Che favorisce l'evasione. Ma tu, Salvatore, sia conosci anche tu, cioè, perché io non è che ne conosca. Io ho parlato con. No, cosa? Aspetta, con l'insegnante, con Angelo Di Misco, no? L'ho detto anche a lui, che lui è, diciamo, insegna, fa l'insegnante di sostegno. Ho detto: senti Angelo, io comunque, diciamo, non è che conosca persone che stanno, io a mia volta non sto scrittando una associazione, ma non conosco neanche persone che, quindi voi se conoscete comunque persone, perché comunque il gruppo parte senza la nostra etichetta, capito? Cioè,
partiamo senza avere il singolo, senza partire di base, bravo, senza movimenti, bravo, esatto, cioè partiamo in generale che tutti accedono. Ho creato un wiki che praticamente con tante stanze dove praticamente ognuno sarà libero di mettere informazioni, proposte, partiranno da tutti e lo puoi fare tranquillamente anche stando da casa, no? Non bisogna presenziare obbligatoriamente, cioè venire ad una riunione può essere piacevole, ma se tu nel tuo tempo libero diciamo puoi fare, puoi comunque fare, diciamo accedere al wiki, tu tranquillamente da casa diciamo ti metti, scrivi le tue cose, il documento lo si può modificare continuamente, poi tutto quello che decideremo sarà tutto messo a votazione. Sulla disabilità, poi su. E poi andiamo avanti. No, andiamo avanti perché poi dopo, ovviamente, gli ordini del giorno ci saranno delle priorità che noi stabiliremo sempre a votazione, magari per la prossima volta che ci vediamo. Che ti posso dire, creeremo 4-5 ordini del giorno sul tema della disabilità. Con la votazione decideremo quali incominciare a discutere e a parlare. Sempre tutto, mai preso una decisione singolarmente, sempre con l'aiuto di tutti quanti. Mettiamo un sondaggio che dura una settimana. Quale argomento vogliamo portare avanti, lo porteremo avanti. Tutto trasparente, tutto. E facciamo partire anche, diciamo, l'obiettivo sempre che vi fa partire delle proposte. No, ma ovvio, ma noi nell'andare del tempo, andandosi a sviluppare, diciamo, un certo lavoro delle persone divise per categorie. Poi noi stabiliremo anche, decideremo di questa mole di lavoro, grazie Gaetano, di questa mole di lavoro. Doppia attuale. No. Anzi, doppia attuale, lasciate un zucco. Di questa mole di lavoro che andremo a fare. Poi decideremo anche se dargli una valenza istituzionale. Però l'importante è che inizialmente noi non partiamo, cioè il gruppo non è un gruppo del Movimento 5 Stelle, perché se tu incontri sensibilità, e mi stanno dando tutti quanti ragioni, cioè di farlo partire come gruppo di cittadini, poi perché possono, cioè ci possono dare una mano anche persone che sono sensibili a questi temi. Però magari non si trovano con le idee un movimento, cose. Allora ci aiutano. Partecipano pure loro e poi decideremo tutti quanti insieme che cosa fare, diciamo, di queste informazioni che raccoglieremo. Lo valuteremo sempre tutti quanti insieme. Quindi verrà una bella cosa. Insomma, i presupposti per fare qualcosa di bello ci sta. E domani? Ho messo anche un orario centrale in modo che, perché pure dalle 5 alle 7 più o meno uno si può intrattenere, non era orario, se mettevo troppo tardi magari può essere che se viene un certo numero di persone, per dare sempre lo spazio a tutti quanti di parlare, capito? Ci organizziamo con gli interventi, facciamo un intervento in un minuto a testa, due minuti, parliamo tutti quanti, sapete tu? Diamo tutti quanti un contributo, in modo che nessuno si sentirà escluso. E questa è la mia intenzione, far partecipare tutti quanti. Ma come è carino. Una cosa. Abbiamo preso alcun che. E sto trovando, diciamo, un riscontro da questo punto di vista, va? Cioè che hanno piacere di inserirsi in questo tema. Sì. Anche perché poi di riflesso comunque è un tema che oltre alle persone che ci sono dentro, diciamo, riguarda anche persone che o familiari o cose che hanno a che fare con. Riflettiamo e informiamoci. Grazie a ciò è stato possibile. Ma tu figurati, io già mi sono portato avanti, cioè sto guardando già avanti perché già c'è creato un wiki con numerose stanze per far partecipare a secondo delle professioni e delle attitudini tutto quanto. Dove sta? Domani. Grazie, mi informa, io fuori mi dico la mattina. No, esatto, la mattina e poi il pomeriggio. E poi invece alle 5 teniamo a stare riunione. Cioè il microcredito.
il microcredito aziendale, cui possono accedere tutti i disabili, esatto, alle 5, sì. Affiliato centro personale, sì. Dove sta il caffè, dove sta il caffè Ceroli, sì. Lo sta la palla praticamente, che è la sfera, che è la scultura a palla, però noi ci vediamo inizialmente nell'anfiteatro, perché penso che se siamo un certo numero di persone, poi se decidiamo che ci vogliamo spostare al bar, possiamo sempre, nessuno ce lo vede, però io non so quante persone verranno domani. 780 euro pro capite. Noi non vogliamo creare una tassa di assistenzialismo, ma vogliamo istituire il reddito di cittadinanza per far decollare l'economia. Devono essere istituiti corsi di formazione professionale presso i centri per l'impiego, al fine di garantire uno sbocco a chi oggi è disoccupato. Ma tu Salvatore, pure se c'hai 5 minuti disponibili, non è importante, che diciamo ti rendi conto più o meno della situazione com'è, no? Poi io comunque ti mantengo aggiornato, perché registrerò i video sulla pagina Facebook, mantengo sempre aggiornato tutti quanti, quindi sì. Quindi non ti preoccupare, anche se non riesci a venire, non ci sta nessun problema. Ce la faccio. Pronto? Firmiamo inoltre, cittadini, firmiamo per una RC Auto. RC Auto che sia più equa. Altra importante proposta di legge, che poi meno 5 stelle. Firmiamo, siamo al passo. Altra proposta di legge, è la posizione di Italia. L'Italia non ha alcuna ragione d'essere, una contrattazione in cui vuole anche fare. Ci vediamo. Io sono Pantanino. Mi ricordo di voi all'Arenaccia, che siete passati all'Arenaccia. Mi sono dimenticato di nuovo. Vicino a Corbino. Io sono il padre di Corbino Gabriele. Di Gabriele. Però il nome. Corbino. No, il nome vostro. Corbino. Ah, Corbino è proprio il nome. Giuseppe. E Giuseppe, mi ricordo di voi, diciamo, quando al gazebo, diciamo, che venimmo all'Arenaccia. All'entrata della Corbino. Riesco a venire fino là, perché io praticamente come zona sto viaggiando. Più o meno, però diciamo anche là quando lo si fa riesco a passare, poi più o meno qua, insomma, qua Corso Meridionale, Gazebo di Sticca sono che riusciamo a fare come zona. Quando sono nella mia zona con la carrozzina elettronica mi riesco a spostare. Mi tengo un amico del mercato del lavoro, Vincenzo Tagliamonte. Il nome non mi è nuovo, ma sta pure lui, diciamo, sai che segue. No. Vincenzo Tagliamonte sta prestando a padeggiare con Buffa, 45 anni. Ma senti Giuseppe, io domani faccio la riunione sulla disabilità, faccio partire questo, diciamo, progetto. Che non lo faccio partire a nome del movimento, perché desidero che il progetto includa quante più persone possibile di tutte le sensibilità, quindi indipendentemente dal movimento. Quindi tu, se diciamo anche hai persone che o hanno la mia stessa problematica e possono essere interessati, diciamo io farò questa riunione dalle 5 alle 8. Ma che parte? All'anfiteatro del centro direzionale, dalla vetta. Ah, qua, nel centro direzionale. Sì. Però c'è telefono stasera a Bernardo. Però non sarà, diciamo, questa prima riunione che faccio sarà una riunione informale per fare un poco capire. Ma comincia a conoscere. Esatto. Perché casa hanno conosci prima e qua. Ma anche per capire un poco che tema vogliamo portare avanti riguardo a questa disabilità, no? Allora magari la prossima volta che ci rincontreremo ci saranno delle priorità che le persone magari pensano di portare avanti, che ti posso dire, o nell'ambito della scuola o nell'ambito, capito? Allora lo decideremo sempre tutti quanti insieme. Cioè, ma stasera vi faccio la telefonata a mia mamma. Se riesci dalle 5 alle 8 all'anfiteatro del centro di Sanale, esatto, ci sta
dice una riunione di cittadini sulla disabilità. Sulla disabilità. Cioè parte questa riunione che andrà comunque avanti e si svilupperà. Una cosa che te ne ha detto che tutto maschio angiolino che tutti disabili. Cioè ti voglio ammaccare 50 metri di catena. I catenacci a quella. E in un microfono da andare, Ivan Nandi, quanta parola ci dice? Lo so. All'ingrosso ci dice. È un tema molto sentito, Giuseppe. Ci sta pure a dirle. Ma perché poi sono tante le disabilità, non è solo quella fisica, poi genitori. Ieri mi sono ritrovato nel centro Minerva di Acciaia ai Conti Rossi. Centro Minerva. Da poco volevo piangere. Volevo piangere. Lo so, lo immagino. Talmente come sono detta male, certo me la gioco. Perché poi vedi delle cose che sì, sì, che magari ne stanno ancora qui. Ti senti anche impotente, diciamo. Sì, no, non può fare niente. Per poter fare qualcosa. Non può fare per però qualcosa. Almeno, ecco, cerchiamo... Allora si deve sensibilizzare la gente per farli capire. È per creare degli strumenti, diciamo, che potremmo... Da poter combattere. Esatto, da poter usare. Ma sì, sì. Ciao, voglio. Ci vediamo alla, mi ha fatto piacere di vedere. Ci vediamo alla prossima. Te ne vai, Luca? Sì, devo andare via. Se riesco, allora passo la domanda. Se la poi ci teniamo in contatto. Ci sentiamo e ti mantengo aggiornato. Non ti preoccupare. E grazie per il caffè. Ma quando mai? Ciao. In questo modo, nessuno dei tuoi amici potrà più farla franca.